Ti auguro un fine settimana felice, felice e caldo con i tuoi cari. Oggi è domenica 11 aprile 2021, di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi. Ariete, cari Ariete, quella di oggi sarà una giornata nella quale dovrete essere bravi a prendere tutto un po' più alla leggera, soprattutto l'amore. Cercate di essere concreti e non sognare partner irraggiungibili. Sul lavoro tante novità, ma nel complesso arriveranno buone notizie. Punto. Questa domenica, per il segno dell'Ariete, sarà una giornata in cui dovrà essere bravo a prendere le cose alla leggera, soprattutto in amore. Bisogna essere concreti e non sognare di stare con qualcuno di irraggiungibile. Sul lavoro le novità sono diverse e anche le buone notizie. Punto. Occasioni eccellenti in campo sentimentale. In amore vivrete momenti esaltanti, ma solo se vi lascerete andare. Potete confidare sulla vostra intelligenza e prontezza nelle reazioni, in quanto di questo ci sarà bisogno nel vostro lavoro. Periodo ideale per concedervi una bella vacanza o per preparare piani produttivi per il lavoro. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 10. Finanze, 10. Benessere, 10. Toro. Cari Toro, presto arriveranno ottime notizie in amore, con Venere che dal 14 sarà nel segno e vi protegge. Potrete quindi fare piacevoli incontri, anche dal punto di vista dell'Eros, che male c'è a concedersi qualche notte di passione senza impegno. Giornata impegnativa sul lavoro. Punto. I nati sotto il segno del Toro avranno presto belle notizie in amore grazie a Venere che dal 14 sarà nel segno. Avrete modo di fare piacevoli incontri e vivere la passione. Questa giornata è impegnativa solo sul fronte lavorativo. Punto. Non sforzatevi di fare i piacioni a tutti i costi, non ne avete bisogno, almeno per il momento, potrebbe causarvi solo dei guai. Ultimamente state chiedendo e pretendendo un po' troppo dal vostro partner, quindi sarebbe meglio allentare un pochino la presa, altrimenti la corda si spezzerà e questo fuggirà a gambe levate. Punto. Andate alla ricerca di un nuovo equilibrio e convincetevi che il lavoro non è tutto. Nel lavoro cercate di rimandare le decisioni importanti a quando sarete più obiettive e serene. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 7. Finanze, 7. Benessere, 6. Punto. Gemelli. Cari Gemelli, per chi vive una relazione lunga, è il momento di fare qualcosa in più per riaccendere la passione nella coppia. Ultimamente infatti si è un po' spenta. La luna infatti è tornata ad essere positiva, per cui ci sono molte meno complicazioni e problemi da affrontare. Sul lavoro possono arrivare nuove proposte, valutate pro e contro prima di accettare. Punto. I Gemelli che sono in coppia da molto devono fare qualcosa per riaccendere la fiamma della passione. La luna è di nuovo positiva, quindi le complicazioni nella vostra vita sono molto di meno. Sul lavoro arrivano proposte da valutare bene. Punto. Potrete organizzare un piacevole viaggio, incontrare gli amici o portare a termine una trattativa di lavoro. Oggi potrebbe essere una giornata molto eccitante per voi, sia dal punto di vista lavorativo che personale. Punto. Solo voi avete la saggezza necessaria per aprire gli occhi ad una persona a voi vicina, che sta per commettere un errore. Ottime novità anche in amore, soprattutto per i single. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 9. Finanze, 7. Benessere, 8. Punto. Cancro. Cari Cancro, periodo piuttosto sottotono in amore. Potreste ritenere la vostra relazione ormai conclusa e quindi siete un po' giù di morale. Valutate se è il caso di voltare pagina. Sul lavoro avete tante idee per nuovi progetti da portare avanti. Attenzione perché il weekend porta conflitti nell'aria con colleghi e superiori. Punto. I nati sotto il segno del Cancro stanno vivendo un momento un po' sottotono in amore. Forse pensate di essere arrivati al capolinea e siete un po' giù di morale, ma valutata bene la prossima mossa. Sul lavoro le idee sono tante, ma attenzione a questo weekend che porta conflitti con colleghi. Punto. In amore vivrete alcuni momenti di tensione che dovrete tenere molto sotto controllo. In amore, in tanti casi, siamo alla pausa di riflessione. Ci sarà qualche intoppo che pregiudicherà la buona riuscita dei vostri piani. Va bene lavorare, ma quando è troppo. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5. Attività, 6. Finanze, 9.
benessere, 5. Leone, cari leone, chi sta vivendo due storie contemporaneamente, deve al più presto prendere una scelta e capire da che parte vuole stare. Non si possono tenere i piedi in una scarpa. Sul lavoro, se siete da anni nello stesso posto, potreste sentire il bisogno di un cambiamento. I nati sotto il segno del leone che stanno vivendo due storie contemporaneamente devono prendere una scelta e capire cosa vogliono davvero. Non si può andare avanti così e tenere il piede in due scarpe. Sul lavoro sentite un forte bisogno di cambiamento. Il vostro fascino è spesso un'arma importante, ma oggi non potete dare l'impressione che non siete in grado di ottenere qualcosa da soli. Con il vostro cervello. Quando oggi incontrerete una persona nuova o confusionaria, siate precisi con le vostre domande, più sarete meticol. Preparatevi per una serata frenetica, e, se nessuno vi invita, invitate voi qualcuno a uscire. Siete disposti a lavorare notte e giorno per ottenere successo? Ebbene, questa giornata sarà l'inizio di qualcosa di nuovo, solo se lo vorrete davvero e se siete pronti ad impegnarvi. La creatività è importante in qualsiasi lavoro. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 10. Finanze, 7. Benessere, 9. Vergine. Cari Vergine, in amore le cose migliorano soprattutto da lunedì. Situazione di recupero sul fronte lavorativo. In generale questo per voi è un periodo positivo. Potete quindi puntare in alto perché arriveranno belle risposte. Se dovete avanzare delle richieste, è il momento più adatto. Cari Vergine, in amore andrà meglio da lunedì mentre sul lavoro si inizia a recuperare già da oggi. Questo è un periodo positivo e potrete puntare in alto quindi, non abbiate paura di fare delle richieste perché questo è il momento migliore. Dovete prendervi più cura di voi stessi in questa giornata. Siete troppo indietro con le ore di sonno e non riuscite più a carburare come vorreste. I colleghi ultimamente hanno messo a prova la vostra pazienza sul lavoro, ma presto capiranno che non possono competere con voi. Evitate i battibecchi in amore e non siate precipitose nelle decisioni. Non permettete a nessuno di mettervi i piedi in testa, soprattutto nell'ambito sentimentale. Non piegatevi alle volontà altrui solo perché avete paura delle reazioni altrui. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 6. Finanze, 8. Benessere, 6. Bilancia. Cari Bilancia, oggi sarà un domenica decisamente sottotono per il vostro segno. Attenzione però a non arrabbiarvi senza motivo con chi vi circonda. Rischiate di dire qualche parola di troppo e poi pentirvene. Sul lavoro potrete finalmente risolvere i problemi e i dubbi che vi portate dietro da tempo. Valutate con calma nuove proposte. I nati Bilancia vivranno un domenica un po' sottotono, ma bisogna fare attenzione a non arrabbiarsi troppo con chi vi sta vicino perché si rischia di dire parole di troppo. Sul lavoro potrete risolvere i problemi e valutate bene le nuove proposte che vi faranno. Se dovete filtrare i vostri pensieri, questo significa che dovete ammettere di non avere un'idea ben definita di quello che provate. Irrequietezze di fondo coinvolgono in molti casi anche la sfera dei sentimenti. In mattinata vi si porranno davanti molte questioni noiose e impegnative. Non è mai conveniente mischiare il lavoro con la vita privata. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8. Attività, 10. Finanze, 8. Benessere, 10. Scorpione. Cari Scorpione, si prospetta una giornata all'insegna del nervosismo. Siete davvero intolleranti e basta pochissimo per farvi perdere la pazienza. Questo vale in particolare per chi è innamorato di una persona ma non è corrisposto. Uno stress che si ripercuote anche sul lavoro. Cari Scorpione, questa giornata si prospetta nervosetta anche perché vi sentirete abbastanza intolleranti nei confronti degli altri, soprattutto di chi amate ma non vi corrisponde. Questo stress emotivo si ripercuoterà anche sul lavoro, quindi cercate di mantenere la calma. Sarete anche stanchi di ascoltare le lamentele altrui,
ma riuscite sempre a portare un po' di leggerezza nella vostra compagnia. Avete dei problemi di temperature nei vostri affari amorosi? Se avete lasciato qualcosa in sospeso, sarà il caso di riprendere l'argomento in considerazione e affrontarlo, prima che si ripresenti da solo e vi colga impreparati. Prendetevi del tempo in questa giornata per riflettere su alcune questioni che devono essere ponderate con la massima accortezza. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti. 6. Attività. 8. Finanze. 6. Benessere. 6. Punto. Sagittario. Punto. Cari Sagittario, per fortuna la luna non è più contraria, per cui potete recuperare sotto molti punti di vista. Finalmente potete rimettervi in gioco e ripartire alla grande, dimostrando a tutti il vostro valore. Fermento nell'aria dal punto di vista lavorativo. Fate di tutto per portare a casa i vostri obiettivi, senza mai perderli di vista. Punto. I Sagittario, grazie alla luna non più contraria, potranno recuperare da diversi punti di vista. Ci si potrà rimettere in gioco e dimostrare tutto quello di cui si è capaci. C'è fermento nell'aria, soprattutto sul lavoro, perché state facendo di tutto per raggiungere i vostri obiettivi. Punto. Un folle istinto vi spingerà ad osare con una persona che vi fa perdere irrimediabilmente la testa e sarete molto fortunati. Le possibilità di incontri intriganti saranno parecchie nel settore affettivo e il vostro fascino non avrà rivali. Punto. Lavorando assiduamente con le persone che vi sono vicine, potreste raggiungere degli ottimi risultati. Qual è la ragione della vostra calma? Una grande conoscenza del vostro lavoro e la padronanza dei vostri mezzi. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti. 9. Attività. 10. Finanze. 7. Benessere. 8. Punto. Capricorno. Cari Capricorno, oggi dovrete fare molta attenzione in amore. Una parola di troppo detta al partner potrebbe prima o poi ritorcervisi contro. Tanto nervosismo sul lavoro, probabilmente vi sentite poco valorizzati e quello che fare non vi entusiasma. Guardatevi intorno e, se possibile, prendetevi una pausa. Punto. Il segno del Capricorno deve fare attenzione in amore, soprattutto perché qualche parola di troppo potrebbe far innervosire il partner. Nervosismo sul lavoro, probabilmente perché ci si sente poco valorizzati e non si è soddisfatti di ciò che si fa. Provate a prendervi una pausa. Punto. Potreste ferire i sentimenti di qualcuno, che rimarrebbe molto deluso dal vostro comportamento infantile. Prima o poi dovrete affrontare quella persona che temete, anche per capire per quale ragione vi fa tanta paura. Punto. Invece di uscire a far nulla, sarebbe meglio non accumulare del lavoro, per poi ritrovarselo a doverlo fare tutto insieme. Che si tratti di casa vostra o del posto di lavoro, poco importa, dovete far capire agli altri che voi siete disposti a scendere a compromessi solo a determinate condizioni, quelle dettate da voi. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti. 6. Attività. 10. Finanze. 8. Benessere. 6. Punto. Acquario. Cari Acquario, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi, in questo fine settimana avrete tanta voglia di vivere un amore piacevole ed entusiasmante. Se siete single, quindi, potrete fare ottimi incontri. Sul lavoro è tempo di cambiamenti. Quello che fate probabilmente non vi entusiasma più. Siete alla ricerca di un rinnovamento personale. Punto. Il segno dell'Acquario ha tanta via di amare in questo fine settimana. Chi è single può conoscere qualcuno di nuovo e sul lavoro è giunta l'ora dei tanto agognati cambiamenti. Ciò che fate non vi entusiasma più. Avanti tutta con un cambio totale di vita. Punto. Nel lavoro potrete puntare sulla creatività e sulla fantasia per vincere una sfida difficile. Andate sempre avanti con nuovi progetti, poiché gli stimoli non vi mancano. Chi vuole essere protagonista di narrazioni amorose appassionanti, non stia in un angolo ad aspettare con sciocche, superate timidezze, si muova invece con lucida determinazione, raggiungendo il traguardo senza perdere tempo. Oggi potreste ricevere dei regali che vi faranno capire quanto le persone che ve li hanno donati pensano a voi e quanto ci tengono. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti. 10. Attività. 10. Finanze. 9. Benessere. 10. Punto. Pesci. Cari Pesci,
Cosa è successo in queste ultime settimane? Una domanda che è il caso vi facciate al più presto cercando una risposta soddisfacente. La seconda metà del mese sarà propizia per i single che possono finalmente trovare un amore. Sul lavoro siete in grande sofferenza e cercate nuovi stimoli. Forse è il caso di cambiare aria, punto. Cari pesciolini, in questa seconda metà del mese avete grandi novità sia in amore che sul lavoro. Ora siete un po' sofferenti dal punto di vista professionale, ma cercate di trovare nuovi stimoli. Forse è giunta l'ora di cambiare aria, punto. Se inizierete la giornata con il piede giusto, la continuerete anche meglio. Possibili entrate di denaro attese da tempo. Sono in vista nuovi amori o riappacificazioni nella vita a due. In amore vi saranno buone premesse per vivere al meglio i rapporti esistenti e molteplici opportunità per le singles, specie se nate alla fine del segno, punto. Pagellina del giorno. Sentimenti. 7. Attività. 6. Finanze. 10. Benessere. 7. Punto. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Grazie per aver guardato i miei video. Mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video. Il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.